Audi sempre e da sempre legata al mondo degli sport invernali, con un impegno che si rinnova anche per la stagione di gare che è da poco ripartita, con una cerimonia di consegna di una vettura della Casa degli Anelli a ciascun atleta della nostra nazionale. Sì, è un rapporto veramente bello, una relazione che ormai dura da 9 anni. In realtà da quando siamo entrati sono passati quasi 30 anni dal momento in cui Audi è entrato nel mondo degli sport invernali. Per Audi Italia questo è il 9° anno di questo sodalizio, abbiamo rinnovato proprio con la federazione un contratto triennale, quindi un impegno anche in prospettiva, perché quando le cose funzionano, e questa è una delle relazioni più importanti che abbiamo, siamo convinti anche di poter far bene. Ci sentiamo anche molto a nostro agio, perché è un terreno nel quale vediamo molte delle cose che poi noi in qualche modo proiettiamo sul mercato. C'è il concetto della prestazione, questi ragazzi che voi abbiamo consegnato oggi le macchine sono tutti entusiasti, sono un po' la nostra bandiera sui campi da sci nelle rispettive discipline. Parlano di velocità, parlano di tecnologia, parlano di controllo e di sicurezza. Beh, se io questi valori poi li traslo nel nostro mondo, vedo assolutamente tanta coerenza in un mondo che vediamo ancora molto pulito, sono dei ragazzi che sono preparatissimi, contenti di guidare le nostre auto, dei bei ambasciatori, un mondo molto pulito nel quale ci piace partecipare. Questa cerimonia è, vista la stagione, anche una buona occasione per fare un prebilancio di quest'annata del settore auto nel nostro paese. Beh, ormai a 2 mesi ormai dalla fine è tempo quasi un po' di consuntivi. Il consuntivo è un po', non dico triste, ma sicuramente meno brillante di quanto non fossero le prospettive. Pensavamo tutti a gennaio di avere un anno che magari recuperasse la caduta verticale di questi ultimi 7-8 anni. In realtà non è stato così, il mercato spunta un debole 3% in più, che peraltro non vede la partecipazione dei privati, il che vuol dire che se le famiglie non comprano, molto difficile parlare di rilancio del mercato. C'è stata una componente importante, quella delle vetture aziendali, va benissimo tutto, però è chiaro che è stato ancora ritardato e manca l'appello, quella chiamata alle armi, che si chiama consumo privati. Allora, credo che il mercato chiuderà in segno positivo, ma non quello che ci aspettavamo. In questo contesto noi siamo decisamente sereni in quanto cresciamo più del mercato, siamo a un più 6% rispetto all'anno scorso, in un segmento tra l'altro, quello premium, dove quindi ci sono le vetture, chiamiamole di lusso, dei concorrenti anche tedeschi, che è stata un po' sotto i riflettori in questi ultimi anni per politiche fiscali decisamente spinte, che hanno tenuto un po' alla lontana anche i clienti, il tutto anche unito agli effetti della crisi. Quindi doppiamente contenti di spuntare una crescita in termini di volumi, di quota di mercato, una rete di vendita che sta ritornando a guadagnare, è un asset importantissimo, e un'immagine che continua a essere decisamente coerente. Quindi un anno che speriamo di archiviare, non come annus horribilis, ma come un ennesimo piccolo passaggio, piccolo step verso quella che prima o poi sarà l'uscita definitiva dalla crisi. È interessante ovviamente sentire anche l'opinione dei nostri campioni, ed abbiamo avuto uno dei più forti e famosi ai nostri microfoni, il velocissimo e funambolico discesista Christian Hinnerhofer. Beh, la velocità abbiamo un po' nel sangue, quindi proprio questo feeling di adrenalina noi forse abbiamo bisogno, quindi già sciando sempre, io dico sempre che così noi non ci accorgiamo della velocità, è come quando fai la patente, all'inizio vai 80 e ti sembra di andare veloce, poi diventano 120 e 130, tanto di più non si può andare. Ma che automobilisti sono questi ragazzi, tanto abituati alla velocità e all'adrenalina? Sono giovani, sono fisicamente dotati e certamente hanno riflessi a dir poco felini, ma hanno anche il dovere di preservarsi per poter dare il massimo durante le proprie gare. Ci divertiamo anche quando andiamo in macchina, soprattutto quando si fa i passi, quando si va al passo stello, eccetera. Voglio dire, come ho detto, ce l'abbiamo un po' nel sangue, quindi andare piano faccio veramente fatica. La mia mamma, sempre prima che vado via di casa, mi dice: Christoph, vai piano. Dico: ma anche in inverno vuoi che vado veloce, quindi bisogna prendere un po' l'abitudine. Sicuramente poi sciando, facendo anche lì le curve, hai il feeling diverso con le curve. Quasi in macchina ti guida un po' come faresti la discesa.